dipendenti della Novelli aspettano di conoscere le offerte vincolanti per l'acquisto dell'azienda e le garanzie di occupazione. Il 4 novembre nuovo vertice al Ministero dello Sviluppo Economico. È esaurita la fase degli scioperi e dei sit-in e sono giorni di attesa questi per la vertenza Novelli, un'attesa vigile, non disarmata da parte di CGIL, CISL e UIL che reclamano l'assoluta salvaguardia degli attuali livelli occupazionali in vista della vendita del gruppo agroalimentare di uova, pane e vino che nei 5 stabilimenti di Terni, Spoleto, Amelia, Latina e Monza conta oltre 500 lavoratori, di cui 350 in Umbria. Entro il 31 ottobre si saprà quali saranno le offerte vincolanti tra le 4 manifestazioni di interesse presentate da altrettanti soggetti imprenditoriali italiani. Al vertice del 4 novembre al Ministero dello Sviluppo si saprà se la Novelli manterrà la sua integrità di gruppo o se verrà smembrata fra i nuovi proprietari. Il segretario regionale della FLAI CGIL Michele Greco afferma nessuna pregiudiziale sull'assetto, poi vedremo nel merito del piano industriale, l'unica pregiudiziale è l'intangibilità dei posti di lavoro. Un obiettivo condiviso dalla giunta regionale orientata a mettere la Novelli sotto l'ombrello protettivo dell'area di crisi complessa Terni Narni. Annunciato dal Ministero lo sblocco dei fondi AGEA per il pagamento degli arretrati ai lavoratori.